Modulazione della voce. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui per celebrare il box, signore e signori, finalmente, quanta grandezza questa parola, mannaggia la miseriaccia ladra, io intendo caro, confido, la mia stessa anima, cioè la mia anima, perché nonostante mal di testa, allergia, insofferenza, sfiga, chi più ne ha più ne metta, oggi voglio investire la mia serata in te. Mio caro, tu che sei la luce della mia anima e che un giorno saresti dovuto comunque essere aperto e quindi è meglio farlo adesso. Ragazzi, prima lo apriamo qui con una delicatezza più che delicata, ma delicatissimamente delicata e andiamo avanti perché sennò qui cominciamo a dire cose senza senso con la parola dedicata di mezzo, anzi delicato di mezzo e non mi pare il caso di scomodare sempre questa parola. Io direi che lo possiamo ammirare nella sua splendida splendezza, splendido, splendente, è come uno spumante. Vabbè, qui non ci interessa, qui c'è ovviamente la descrizione che non ce ne frega proprio niente. Lo so, è un box vecchio, però insomma in questo box ho messo praticamente tutte le mie speranze, perché magari ci esce anche qualche bella carta. Aspetta, ecco perché non si vede, infatti. Qualche bella carta contro Maroni mi esce, qualche ex carina, magari andiamo avanti, troviamo qualche Lucario, e quindi ci esce un bel mazzolotta come piace al buon vecchio Born, e che ci va pure a fare qualche partitella, che io ce l'ho tutto stampato in bianco e nero, da poveraccio, quindi non mi pare il caso di fare sempre il poveraccio. Vediamo quali sono i pacchetti, 1, 2, 3 e 4, eccoli qua. Sono Tyrantrum, Mega Lucario, Mega Heracross e Aulusha. Io sinceramente spero di non trovare niente che riguardi Mega Heracross. Ma niente proprio. No, per il semplice fatto che comunque sia. No, aspetta, facciamo due qua e due qua. E se per me possiamo cominciare ad aprire, ne abbiamo 8, facciamolo. Quindi abbiamo il box a settimana. Spero che alla fine, che quando vedrete la quarta parte, ci sarà il secondo box pronto, quindi finalmente una caterva di codici, ma era al contrario, sì, 1, 2, 3, 1 e 2, una caterva di codici da trovare, quindi stavo dicendo spero di aver trovato un altro, si vede? Molto meglio, quindi andiamo avanti, spero di aver già messo in contatto con la mia anima, sempre perché è tutta questione di anima, il secondo box pronto, spero anche l'italiano, finalmente Corinna, molto importante, Training Center non mi interessa, ma ciò che è buono, Tundurus, Holo Reverse, la rara e Auroros. Vabbè, senti, io non mi posso arrabbiare, diciamo, speriamo che si dice chi ben comincia a metà dell'opera, però non possiamo lamentarci, insomma, ne mancano altri 35 e se questo è l'andazzo, ti giuro, buttato tanti soldi perché vi potete immaginare insomma quanto costa diventare una persona piuttosto cattiva, perché io l'amore per queste carte non penso lo perderò mai, cioè è proprio più forte di me, però diventerò proprio una persona cattiva, vi giuro. Andiamo avanti e troviamo Magmar, sta già in focus, sì, io non vedo una mazza con sta luce addosso nell'occhio, cavolo. Clefairy, Clauncher, che sarebbe un launcher ma con la C, Herbal Energy, incredibile, non porta per niente bene questa maledetta Maintenance, Clefairy Reverse e la rara è Jinx, che mi sa che ho addirittura già, quindi anche Auroros mi sa che ho già, eh? Vabbè ragazzi, insomma, quello che vedete qua è tutta roba da scambio tranne Corinna e Training Sender, anche se non ci faccio un cavolo, però insomma mi serve. Tutto quello che vedete è da scambio tranne Corinna, appunto, e Training Center. E noi andiamo avanti con Aulusha, sperando. Sperando. Oh, questo l'ho aperto bene. Di solito porta bene, aprire bene i pacchetti. Oh, è da troppo tempo, è veramente troppo tempo che non metto la musichetta epica quando trovo un mega pull. Mazza, però sono un po' i bordi, li vedete? Vediamo se riesco a fare. Eh sì, guardate, sono i bordi in alto, anzi, gli angoli in alto sono un po' fatti così, eh. Quindi non vorrei. Boh, vediamo. Clefairy! No, ho tolte due però. No, non è vero, era spessissima lui. Pikachu, Gotita, Electabuzz, Liquidung. Già cominciamo a vedere le stesse carte vigoro in. Oh, ha un Lucia Reverse, grande. E la rara è Slaking. Oh, lo finalmente, grazie a Dio, insomma, per favore. Ha un Lucia, grande carta. Questa è una grande carta. Molto volentieri la trovo. Molto volentieri. Allora, mettiamo qui. E andiamo, continuiamo con questa parte qua. Magari troviamo qualcosa. Quindi siamo a quota 3, ne mancano altri 5.
Oh, grande, vedo una grandissima carta. Noibat, questa qua, vabbè, ormai l'avete vista anche voi, è inutile che non ve la faccio vedere, anche perché adesso la vedrete, insomma, quindi non ci sono problemi di questo, di alcun genere. Noibat insieme a Noivern, grande accoppiata, cioè Noivern ha un'abilità che non ti fa, cioè lancia una moneta, se esce croce, l'attacco vale zero dell'avversario, ovviamente, quindi è una gran cosa. Un altro Clefairy. Io non ce la posso fare, non ce la posso fare per il semplice fatto che ho troppi pensieri per la testa. Se mi devo arrabbiare pure per le carte, penso che, boh, Slugging Reverse e la rara Glaceon. Cioè, ma ci stiamo rendendo conto? Sempre le stesse carte. Andiamo avanti per il semplice fatto che non ho la forza di arrabbiarmi. Quindi diventerò un Born Zen. Spero vivamente che, non lo so, un giorno. Ragazzi, scambiatemi queste carte. Prendetele tranquillamente. Shelmet, Golett, Trapinch, Minum, Torchic, Vigoroth. Sì, sto cercando. Oh, Poliwhirl, una carta che non c'è. Oh, Wacho, che incredibile! Tre carte di fila e Victreebel che ho già, cavolo. Quindi questa anche è da scambio. Oh, ma porca di quella zozza vacca ladra, no? Che diciamo? Vogliamo trovarla una carta rara per Dindirindina? Cioè, ancora ho trovato una sola Corrina, nemmeno un'energia lotta, quindi un'energia vigore. Stiamo in silenzio, va. Stiamo proprio in silenzio, va, che è meglio. Lickitung, Noibat, un altro, datemi Noivern, cavolo. Slagot, diverso, Amaura, non mi ricordo. Super Scoop Up, pollice in su per questa carta, grande carta per giocare. Vigoroth, l'ennesimo. Machoke, grande carta, la rara è Politoed. E che c'è scritto? All energy in the attack cost of each of your polywog. Oh, grande! Grande, ho un 14% di batteria, ma chi se ne frega? Incredibile, qui stiamo andando. Siamo a 7 minuti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne mancano 2. Apriamoli veloci, togliamoci questo neo, così almeno arriviamo sotto ai 10 minuti, in modo tale che non dobbiamo fare editing straordinari per questo video. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa e andiamo avanti. Allora abbiamo Bellsprout, che è una carta nuova, Mienfu, Plazol, immenso, Poliwag, ancora più immenso, Capchu, nuova carta, Focus Sash, inutile, secondo me, alcuni lo posso trovare utile, Amaura, un altro Super Scoop Up, Sigolet, la rara è Ariyama, che ho, porca zozza, ce l'ho tutte, ma ste cacchio di carte, ma del cacchio maledette schifose, cioè io non lo so, va, ok, no, aspetta, uno, due, guarda qua, addirittura c'è un segnetto qua, oh, comunque, insomma, mai più nella vita PS carte da coso, porca zozza. Andiamo avanti. L'ultimo pacchetto, Clefairy, Pikachu, Gotita, Electabuzz, Weeping Bell. Oh, gran. No, no, beh, buona, ma non tanto buona. Focus Sash, Maintainer, se la rara. Wow, Lucca, incredibile. Finalmente posso mettere. Sì, signore e signori, avete sentito quella che è la musichetta epica? Yuhu, meno male, cacchio, non me lo sarei mai aspettato. In realtà, inizialmente speravo fosse una full art, però anche a Lucex va bene perché ci manca. Non è che sia tutta questa carta fantastica, però insomma. Vabbè, ci accontentiamo, insomma, finalmente una carta rara, cacchio. Mamma mia. Vabbè, il video finisce qui, grazie a Dio, abbiamo finito come si deve. E io inizialmente da parte queste carte e poi continuiamo con la parte 2, ma chissà se ce la teniamo o cose del genere. Non lo so, va. Mo vediamo. Comunque, troppe parole e poche carte. Vi lascio con questa ex qua e ci vediamo al prossimo video, cioè alla prossima parte o prossima news, non lo so, chissà. Forse ci vedremo con un prossimo video sui ballerini. Chi lo sa. Ciao a tutti, ragazzi.